Siamo partiti 5 giorni fa, domenica scorsa, da Roma in motocicletta, con l'obiettivo di girare tantissime piazze italiane da nord a sud dell'Italia per spiegare le ragioni del no al referendum costituzionale, alla riforma costituzionale targata Renzi, Boschi, ma anche Verdini e Napolitano. Le ragioni del no vanno ben oltre l'intestazione da parte di Renzi di questo referendum costituzionale. Sarebbe assolutamente banale pensare di votare no al referendum costituzionale solo perché Renzi se l'è intestato. Noi siamo sicuri che a ripagare Renzi di tutti i danni che ha fatto a tutte le categorie italiane ci penseranno i cittadini italiani e soprattutto il tempo che loro dedicheranno a tutto ciò. Noi diciamo no immediatamente a questa riforma costituzionale per dei motivi di contenuto. Innanzitutto si vuol far credere che questa riforma costituzionale serva per fare dei risparmi sia di tempo nel processo legislativo che di denaro all'interno delle istituzioni, ma questo non è assolutamente vero. Le faccio degli esempi molto chiari in modo che sia altrettanto chiara la situazione. Il processo legislativo è stato molto, ma molto veloce quando il Parlamento, Camera e Senato, per esempio, ha voluto approvare la legge Fornero. Ci ha impiegato poco più di 19 giorni. E la stessa cosa è stata, per esempio, per il Lodo Alfano, dove ci sono voluti solo 20 giorni per dare il via libera alla sospensione dei processi penali per le 4 cariche più alte dello Stato. Ecco, quindi questi sono gli esempi per cui il processo legislativo è molto veloce quando il Parlamento fa delle norme che serve magari a qualche politico di turno, invece diventa lento semplicemente perché è la maggioranza politica del Parlamento che lo fa diventare lento nel momento in cui, per esempio, ci sono delle proposte per tagliare i privilegi dei parlamentari o per fare del bene nei confronti dei cittadini. Il secondo punto fondamentale per noi è che non è assolutamente vero che ci sono dei risparmi dal punto di vista economico ed è proprio di queste ore anche una bufala. Si era detto qualche mese fa che i risparmi della riforma costituzionale si sarebbero aggirati attorno al miliardo di euro. Qualche settimana fa sono usciti questi 500 famosi milioni di euro. La verità è che la ragioneria dello Stato, quindi chi si occupa direttamente del bilancio dello Stato, dei conti dello Stato, ha detto che forse potenzialmente ci sarebbe un risparmio di qualche decina di milioni di euro. Ecco, noi siamo sempre contenti quando si fanno i risparmi, però sicuramente se si voleva fare dei risparmi dal punto di vista dei costi della politica, si poteva fare quello che il Movimento 5 Stelle sta già facendo da 3 anni, ossia quello di dimezzare gli stipendi parlamentari. E le garantisco che se lo stesso dimezzamento degli stipendi parlamentari, come lo facciamo noi, l'avesse fatto il PD, ad oggi avremmo già risparmiato solo in questa legislatura più di 1 miliardo di euro. Le motivazioni della riforma costituzionale, queste motivazioni sono assolutamente fasulle. La riforma costituzionale di Renzi serve solo in questo momento a dare a Renzi ulteriori poteri per attuare delle riforme che vengono imposte dalla finanza internazionale, dalle banche soprattutto, così come tutti i decreti che ha fatto in questi 3 anni. Per questo motivo noi siamo in piazza anche stasera alle 19 a Desenzano proprio per raccontare le ragioni del no a questa riforma costituzionale.